Io penso che sia una bella cosa, ha bisogno, basta vedere a occhio nudo, di fare i lavori. E quindi l'unica cosa che spero è che tutti i commercianti, che speriamo, è che li facciano in maniera più rapida possibile. Da un lato ci sono i timori, dall'altro invece c'è la grande attesa, come del resto di fronte ad ogni novità. È questa l'aria che si respira tra gli operatori di Via Petrarca a pochi giorni dall'avvio del restyling. E infatti ne arriva una piccola rivoluzione per gli aretini che al volante si troveranno a transitare per Piazza Guido Monaco. Da lunedì 17 luglio, infatti, si potrà percorrere ancora la rotonda per svoltare verso la stazione o via Roma, ma non più in Via Petrarca. Il senso unico seguirà dunque la direttrice zona Baldaccio Centro. Nei mesi estivi, tuttavia, sarà ancora possibile uscire dal parcheggio della ex Cadorna, girare verso destra e percorrere via Petrarca verso la rotonda del Rossellino. Un po' di preoccupazioni, certamente, durante il periodo di questi lavori ci sono, chiaramente. Poi dopo, a fine lavori, vediamo un po'. Non si sa mai quando ci sono i cambiamenti, se è meglio o peggio. Esteticamente sicuramente sarà più bello. Da un punto di vista pratico non lo so, va visto poi successivamente nel campo, insomma. Facciano veloci, che portino meno problemi possibili al nostro lavoro, insomma, che facciano comunque scorrere il traffico, quello che c'è via Petrarca, sia pedonale che automobilistico, e ci permettano di lavorare. Via Petrarca ha bisogno di essere, come dire, non riqualificata assolutamente, perché insomma la gente c'è, si lavora bene, no? L'unica cosa è che ha bisogno, come vedi, i marciapiedi sono tutti rotti, quindi è giusto, dopo non so quanti anni fa l'hanno fatti, ma penso tanti. Quindi era l'ora che la facessero, insomma.